Ed eccomi qui al debutto, all'ultima catena, vi faccio subito in bocca al lupo, mettete le cuffie, ok, adesso facciamo il controllo, dobbiamo difendere questi 102.000 euro con questa sfida epica siete riusciti a conquistare poi insieme alla vittoria della puntata che è stata quella fondamentale. Carola, mi senti bene? Sì. Emanuela? Sì. E Gabriele? Forte e chiaro. Perfetto, e allora che entri l'ultima catena. Allora, come sapete avete due jolly. Carola, partiamo da te con Sinner. T. Battuta. Carola? E gioco il jolly. Giochiamo il jolly subito? Sinner, T e battuta. Da un giocatore di tennis, sì, italiano. Carola. Allora, tennis, perché Sinner è un giocatore di tennis, sì, italiano, e battuta è la battuta del tennis. È un colpo del tennis. Bene. Probabilmente avevi dubbio con tennista. Adesso andiamo da Emanuela con battuta, T, santa. Emanuela. Gioco il secondo jolly. Giochiamo il secondo jolly. Battuta, T e terra. Santa. Terra, ah, terra, terra battuta e terra santa. Emanuela. Terra. Terra battuta e la terra santa. E la terra santa, Gerusalemme. Ok. Allora, per adesso nessun dimezzamento, ma esauriti i jolly. Andiamo da Gabriele, attenzione. Santa, S, giorni. Gabriele. Settimana, perché secondo me la settimana santa, insomma, prima, sì, quella di Pasqua. Esatto, e i giorni compongono la settimana. E i giorni della settimana. Bravo Gabriele, terminato il primo giro, ancora 102.000 euro. Carola, giorni. Attenzione, C, secolo. Carola. Allora, 100 giorni, generalmente si usa anche al liceo, insomma, prima del, sì, la festa dei 100 giorni, giorni, e 100 anni appunto è un secolo. Perfetto, molto bene, anche 100 di questi giorni, no, quando si compiono gli anni. Emanuela, secolo, P, 90. Vai. Provo con paura. La paura fa 90, però con secolo non ce l'ho. Purtroppo non è paura. Prova Gabriele con una lettera in più, secolo, PE, 90. Gabriele. Pezzo, un pezzo di secolo e una persona, diciamo, forte in qualcosa, un pezzo da 90. Oppure anche non ci vediamo da un pezzo, non ci vediamo da un secolo. Bravo Gabriele, molto bene. Forza che possiamo chiuderla, Carola. 90. P. Macchia. Carola. Provo paura, come prima, nel senso la paura non fa... Si dice la paura fa 90, sì, e macchia... è un cavaliere senza macchie, senza paura. Sì, dice Emanuela, anche lei aveva pensato a quello. Allora, che bel debutto, eh?
All'ultima catena abbiamo 51.000 euro sul tavolo. Forza ragazzi, arriva l'ultima parola. Giocate anche voi da casa come ogni sera. Giochiamo insieme ai campioni, i nuovi campioni tarallini, partendo da Macchia, SC o Finale e il terzo elemento. Allora, Macchia potrebbe essere qualcosa di vestiti? Sì, una macchia di vestiti. Oppure una macchia tipo sulla fedina penale, un qualcosa del genere, tipo crimine. Macchia mediterranea? Sì. Potrebbe essere sulla vegetazione, però può SC altrimenti... e O. SC e O. Allora, iniziamo con le macchie dei vestiti. Quindi potrebbe essere, vabbè, scolato. Non mi piace. Colato, forse era meglio. Macchia, abbiamo detto. Se no come prima. Una macchia tipo un segno. Una macchia all'interno del... Un segno tipo di riconoscimento. Oppure un qualcosa che uno fa tutto bene, appunto c'è una macchia nella sua vita. Una nota, nella sua... diciamo, negativa. Esatto, una nota negativa. Quindi tipo essere... la cosa della fedina penale. Esatto. No, però quella... qualche prodotto che smacchia? Tipo smacchiatore, spray, qualcosa del genere che smacchia, scolorito, brava. Una macchia che una macchia poi diventa scolorito. Allora, arriva il gong, Emanuela, che vogliamo fare? Compriamo il terzo elemento. Comprate il terzo elemento, allora dimezziamo. Resta Montepremi molto importante, 25.500 euro. Ecco il terzo elemento. Traccia. Tipo una scena, un'impronta, un qualcosa del genere. Scettro, però. No. Allora, seguire le tracce. Secondo me è un participio, tipo scavato? Macchia scavato? Macchia scavato non potrebbe essere. Allora, traccia. La traccia è una. Scoperto. È stato scoperto perché hanno trovato la traccia. Scoperto. Macchia. Scoperto. Scolorito, traccia no. Scolorito, però. Se no, traccia, invece no. Di SC, poi metti SC. Quindi potrebbe essere una traccia. Sciolto. Scivolo. Siamo, il tempo è scaduto. Emanuela, quale parola vi giocate? Proviamo scoperto. Togliete pure le cuffie. Scoperto, come lo leghi con macchia? Allora, con macchia non lo sappiamo. Non con traccia, magari una traccia investigativa, qualcuno che è stato scoperto. Una traccia, sì. E la parola che lega macchia e traccia è... Schizzo. Uno schizzo, ad esempio, di sugo è una macchia. E fare uno schizzo, fare una traccia, il disegno. Peccato, ma complimenti, perché siete i nuovi campioni. Ci vediamo domani con voi. Buona serata a tutti. TG1, a domani.